Buonasera socio-spettatori, sono qui al Brainstorming Party a Cantù, Teatro Sant'Onore, in compagnia dell'esponente principale di Spazio Giovani, o meglio, Spazio Giovani in duale, ho appena capito che sì, questo è il vero nome. In compagnia di Tommaso Morelli, se non avevo letto. Ciao. Cosa ne pensi di questo evento e pensi che questo Brainstorming Party sia stato importante per le associazioni del territorio? Allora, secondo me sì, nel senso che questo era un esperimento che si è voluto fare in un luogo particolare con modalità particolari e gli ideatori hanno voluto anche rischiare in questo senso. L'obiettivo principale era mettere in rete, far conoscere e condividere quelle che sono le diverse e tante esperienze del territorio della provincia di Como che coinvolgono i giovani o sono rivolte ai giovani. Io credo di sì, secondo me le potenzialità future anche di sviluppo sono ampie e anche molto interessanti. Diciamo che è un appunto, è nominato i giovani, nominato il territorio, è proprio un momento in cui si può dare spazio, diciamo, ai giovani, come la tua associazione anche ne parla. Pensi che sia importante promuovere queste iniziative come quella di Decom, del bando regionale, del finanziamento? Ho visto che sono uscite tante idee. Cosa ne pensi di queste idee che sono venute fuori, che sono là sul palco anche? Allora, credo che sia fondamentale far conoscere le opportunità che ci sono, nel senso che non sempre chi è giovane sa chi si rivolge a lui e in che cosa, in che modalità o sì, con quali proposte gli si rivolge. Per cui quello che può essere il ruolo di uno sportello comunale, per esempio come Spazio Giovani, o comunque di altre realtà disperse e sparse sul territorio comasco, è quello di andare a cercare i giovani e andare a cercarli in maniera mirata. E per cui niente, questo è quanto. Quindi diciamo che è un messaggio importante di Tommaso, che non è importante solo il saper fare, ma anche il far sapere. Assolutamente, ecco. Sì, ottimo slogan. Da Cantù per ora è tutto, in linea allo studio, alla prossima, ciao! Ciao.